Come va, Danny? Liam? Ellen? Liam? Come va? Che dici? Come va? Tutto a posto? Come? Sì, tu? Sì, così, lo sai, non troppo... lo sai. Sì. Bello il vestito. Cosa? Bello il vestito, è nuovo? Se è nuovo? Sì, se è tipo... Se il mio vestito è nuovo? Sì, tipo... Sì, è nuovo, Liam, è un vestito nuovo, sì. Che carino, è tipo uno di quelli... Ah, ma voi stavate cenando! Bene, bello, così voi stavate... Sì. Festeggiando, no? Festeggiavate... Cosa? Tipo una cosa romantica. Ah, sì. Il salmone, quello. Sei ricoperto di sangue, Liam. Sì, scusa. Una cenetta romantica viene drammaticamente interrotta dall'arrivo di Liam, completamente sporco di sangue. Cos'è successo? C'è stato un incidente. Un ragazzino è stato picchiato e lasciato a dissanguare sull'asfalto, sulla strada. Bisogna chiamare la polizia. Anzi no, forse è meglio di no. Perché Liam è il fratello di Ellen e ha già un precedente. E se si chiama la polizia, sono guai. Che cosa fare? Fino a dove ci spinge l'amore? Luca Ligato, fino a dove ci spinge l'amore? È bella domanda, fino a dove ci spinge l'amore. Durante il corso dello spettacolo vedremo dove spinge l'amore Ellen, dove arriva l'amore per Danny e dove arriva l'amore per Liam. Ognuno dei tre personaggi di questo dramma ha la risposta dentro di sé ed è pronto a tutto pur di proteggere la persona che più ama. L'amore è un sentimento stranissimo e per adesso siamo capaci di fare di tutto. Dopo il grandissimo successo che hai avuto la scorsa stagione con lo spettacolo After the End, quest'anno riproponi nuovamente un testo di Danny Skelly, Orphans, appunto. Sì. Che cosa ti affascina della drammaturgia di Danny Skelly e che cosa secondo te questo autore ha veramente da dire agli spettatori? Beh, anzitutto è una questione di vicinanza di temi di poetica di Danny Skelly. È estremamente interessante il fatto che Danny Skelly parla dell'uomo, dell'intimo dell'uomo, che cosa l'uomo nasconde dentro di sé, scavando e cercando veramente quello che è la persona nel suo essere, che a volte ci spaventa anche scoprire quello che è, quindi parla delle paure anche nostre. La cosa affascinante poi di Danny Skelly è che riesce a farlo con uno stile di scrittura incredibile. Danny Skelly è un autore che ha scritto per tutto e per tutti, dal teatro, per appunto prosa, musical, alla televisione, alla radio, al cinema, e è riuscito ad estrapolare da ogni forma di scrittura l'essenza per combinarlo poi in uno suo stile personale che ti affascina, ha un ritmo estremamente veloce, duro, tagliente, capace però di unire l'ironia, la commedia, è estremamente riconoscibile, è Danny Skelly e non puoi che non rimanere avvolto dalle sue parole. Ho letto recentemente una dichiarazione che Danny Skelly ha rilasciato dove sostiene che nelle sue opere c'è sempre un grande ritmo, una forte tensione crescente. Poi se i suoi lavori sono apprezzati o meno dal pubblico, questa è naturalmente una scelta personale di ciascuno, ma quello che lui nelle sue rappresentazioni vuole comunque lasciare è questo proprio senso di tensione continua e costante e cercare di non far mai annoiare lo spettatore. Ecco, questa cosa è molto presente in Orphans, c'è comunque questa tensione pesante che si avverte anche nello spettatore. Che cosa hai voluto esprimere con la tua regia e quali sono quelle sensazioni o quelle emozioni che vuoi trasmettere con il tuo lavoro? Allora, sicuramente Danny Skelly gioca proprio tutto sulla tensione e sulla scoperta piano piano di quello che sono le verità. Lavorando su Orphans, quello che mi era piaciuto del testo era proprio i legami di parentela, i legami di sangue, i legami d'amore e come le persone cambiano attraverso questi legami, soprattutto lavorando come noi siamo totalmente diversi in base alle persone a cui ci interfacciamo, come cambiamo e come ci riscopriamo in qualche maniera. Quello che ho voluto puntare è proprio sulle scelte che i personaggi compiono all'interno del loro percorso, che è un percorso che poi li porterà a scoprire per l'appunto fino a che punto arriva per loro l'amore. Loro compiono delle scelte e si assumono le responsabilità per ogni scelta che compiono. Non c'è un vero e proprio vincente e non c'è un vero e proprio perdente generalmente nelle commedie di Danny Skelly, è così? Sì, è così, non c'è mai un vincente, non c'è mai un perdente, c'è solo una scoperta per l'appunto di chi siamo realmente. E a volte personalmente la prendiamo come vincita, ma perché come vittoria, perché
è una conquista. A volte però è una perdiamo tutto ciò in cui credevamo di tutto ciò che credevamo di essere. È di quel ragazzino. Quale ragazzino? È di quel ragazzino. Quale ragazzino? Il sangue è di quel ragazzino. Ma tu stai bene? Sì, sì, certo, Danny, grazie, sto bene. Mi dispiace. Voi forse dovreste tornare al vostro... Sembra carino. Ah, ma quello è il tuo riso basmati. Sì. Non è mio, è di quel ragazzino. Il sangue, cazzo, è di quel povero ragazzino. C'è stato un incidente? Io piombo così in casa vostra mentre voi state cenando, festeggiando. È tutto a posto, non preoccuparti, è tutto a posto. C'è stato un incidente, Liam. Lo fai con il limone e l'olio d'oliva, Danny. Come lo fai tu, mi piace. Un sacco, eh? Un po' come si faceva... Liam, c'è stato un incidente! Io piombo così in casa vostra come una specie di... come un cazzo di... Che tipo di incidente? Helen, per favore! Si raffredda tutto, Danny diventa tutto come un cazzo di... Io ho svolto l'angolo, no? E lui è come sul... buttato lì sul marciapiede, sull'asfalto, tutto da solo. Lui è buttato da solo e io penso, ma no, cazzo, ma lui è proprio solo, lui è solo! E sembrava un tipo così normale, Danny, voglio dire, lo sai, no? Proprio come se... cioè, voglio dire che sembrava una persona a posto, sembrava, abbastanza. Luca, Dennis Kelly ha dichiarato che se non scrivesse di questa violenza nei suoi testi probabilmente sarebbe un serial killer. Che cosa ci puoi dire in proposito? Allora, sicuramente l'elemento violenza nei testi di Dennis Kelly, cioè, c'è. E se lo vedete in faccia, nelle foto, anche l'elemento un po' serial killer. La cosa interessante, adesso scherzi a parte, è che la violenza di Dennis Kelly non viene mai mostrata nei suoi spettacoli, viene sempre raccontato, comunque è una violenza psicologica, non è mai fisica. E questa è la cosa interessante della sua drammaturgia. Orphans di Dennis Kelly allo Spazio Tertulliano di Milano dall'8 al 18 aprile 2014 con Umberto Terruso, Dario Merlini e Alice Francesca Redini, responsabile organizzativa e di produzione Monica De Giuli, produzione al Raune Teatro, regia di Luca Ligato. Grazie tante, Luca. Make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along.